Chi è il falsario? È un romantico sovvertitore della gerarchia dell'arte o un delinquente incallito che disprezza quel mondo perché in fondo non è capace di farne parte? Abbiamo rovistato nelle storie delle falsificazioni del Novecento e siamo riusciti a delineare un profilo del falsario. Un mix di genio, ambizioni frustrate e narcisismo megalomane. Chi è questo falsario talmente bravo a beffare esperti e collezionisti da meritare forse il titolo di artista? Per conoscerlo meglio, siamo andati al castello della Cecchignola, ai piedi dei castelli romani, dove abita un appassionato collezionista delle sue opere, Dario del Bufalo. Questo misterioso artista aveva la capacità di fare dei bassorilievi, ma anche degli altorilievi, e di patinarli in un modo eccezionale. Il marmo statuario veniva patinato con una pesantezza più o meno accentuata. Questa è una Madonna con Bambino in medio rilievo, mentre abbiamo questa Santa Caterina che è abbastanza straordinaria per il punto di vista non solo dell'ornato, della cornice e l'aureola che sovrasta la cornice, ma un panneggio straordinario, per cui tutto la resa del panneggio in scultura e la ruota del martirio sono straordinarie, e la patina qui non è così pesante come quell'altra. Chiaramente gli antiquari gliele pagavano 4 soldi, perché gliele pagavano, non so, una scultura a 1000 lire e la rivendevano a 30, 100, spesso 200 mila lire, moltiplicavano per 1000, per 10.000 i pochi denari che davano a Dossena, fino a che c'è stato un punto di rottura. Dossena però ha un asso nella manica, il segreto con cui invecchia i pezzi che scolpisce, il suo indiscutibile marchio di fabbrica. Esistevano queste fosse che lui faceva, nelle quali fosse faceva un bibitone. Lo chiamavano bibitone, ma in effetti è un acquarozzo, anche si chiamava, composto da ovviamente acqua, sterco di cavallo e spesso urina di stalla, ma doveva esserci un'accortezza prima di poter imbibire il pezzo, che poteva essere o già finito o prefinito ancora, non doveva essere assolutamente una scultura finita e lucida. Aveva bisogno di essere scaldata, perché se tu un marmo lo scaldi, i suoi cristalli si allargano un po' e permettono, una volta immersa in un liquido, di assorbire il liquido nel suo raffreddamento. La patina non doveva assolutamente essere distribuita nell'opera uniformemente, doveva essere assorbita a macchie, perché così nella scultura rinascimentale che vediamo nei musei o nelle chiese, così avveniva. Superiamo. Hai fregato lo Yankee americano, noi siamo fascisti italiani e siamo più furbi di te e tu sei un farlocco che hai abboccato. Ma quello era non detto, anche se sentito. Era più importante l'immagine dell'artista italiano, cioè dell'italianità e della potenza della creatività italiana e degli artisti italiani, e viene subito promosso come grande artista. Ma ora sappiamo che mentiva quando diceva di non sapere che le sue opere sarebbero state vendute come autentiche. Dossena ha sempre tenuto delle fotografie, disegni, documentazioni, addirittura teneva delle parti che venivano rotte appositamente per invecchiare, non so, rompere un dito, rompere un naso o parte di un orecchio. Lui teneva il frammento, conservava i frammenti di ciò che rompeva per renderlo antico e li teneva in un cassetto. Un domani qualcuno avesse avuto dei dubbi che fosse stato lui l'autore, lo tirava fuori e vedeva che combaciava con la rottura di quella tale opera o di quell'altra. Il suo straordinario modo di creare è così naturale, così ovvio, che soltanto in un secondo momento ci rendiamo conto di esserci trovati di fronte alla reincarnazione di un artista del Rinascimento o di uno scultore attico.
vende, fa mostre, ma dura pochi anni, perché dopo il primo momento e dopo le prime decine di opere che ha venduto non è che ci fossero molti entusiasti o collezionisti che volessero avere lui come artista contemporaneo.